Diamo il ben ritrovato a tutti gli spettatori e naturalmente gli ascoltatori di Net Napoli e di Radio Amore Napoli. Dopo i fasti del weekend nel quale ci siamo riposati, abbiamo dato in là tutto quello che vuol dire divertimento e soprattutto relax, ritorniamo in diretta e lo sapete, lunedì lo facciamo iniziando la nostra settimana parlando di startup. Ci sono io, Ciccio Petullo, in conduzione, il nostro Simone Genovese in parte tecnica che cura sia l'audio che il video, ma io mi devo far dare una mano per questo mondo delle startup perché sono profano in materia, quindi chiamo Susanna a darmi manforte. Come stai, Susi? Molto bene. Come è andato il weekend? Benissimo. Meno male, dai, quando va bene siamo tutti contenti, più sereni. Allora, quando parliamo di startup succede sempre questa cosa, siamo io e te che ci facciamo una chiacchiera e poi hai altre due presenze che aleggiano alle nostre spalle, il che non è necessariamente un male, soprattutto se parliamo di cose belle. Ma ci presenti tu questi due? Sì, perché... assolutamente. Allora, abbiamo Carlo Iulio, che è il project manager di Sticky Factory, specializzata in 3D ed effetti digitali. Ok, bene. Beh, sì, assolutamente, anche perché già ha detto due o tre cose che mi hanno fatto squagliare il cervello e immagino anche ai nostri spettatori. Brutte parole che però dobbiamo capire come farle diventare belle, perché noi lunedì ci riusciamo a far diventare le belle parole quelle tecniche. E poi questo signore alto che non abbiamo chi pose soldi, perché per me è una cosa importante, ma abbiamo un Gulliver della situazione. Esattamente, abbiamo un esperto della sfera giuridica ed è un notaio, ed è Ludovico Capuano. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio a voi ragazzi. Molto bene, allora, dato che noi iniziamo sempre paradossalmente switchando la domanda a coloro che trattano le idee che vogliono portare, soprattutto che vogliono far rendere fruibili per tutti quanti, cosa fai te, mio caro? 3D, trasformiamo la realtà in digitale, è una cosa figa, insomma. Non è che abbiamo inventato noi 3D, 3D è sempre stato al cinema, Colossal. Noi abbiamo pensato di trasformare e di darne utilità alle aziende. Perfetto. Alle aziende e alla cultura, cultura in generale. Quindi abbiamo fatto un po' di esperienza nel settore cinematografico, poi abbiamo detto perché no, e quindi iniziamo a creare cose che esistono e cose che non esistono, le trasformiamo in 3D e diamo la possibilità poi di interagire, di giocarci, insomma, di vestiamo le cose in maniera nuova, innovativa. Perfetto, colorata, digitale. Come si fa? Ecco, perché quella è la domanda che si stanno facendo tutti, nel senso, è bella l'idea, dato che già ce l'hai esplicata in gran parte, ovvero il fatto di rendere un 3.0 l'innovazione, anche della presentazione di un prodotto, eccetera. Però credo che tecnicamente ci sia un lavoro anche non tanto semplice dietro. No, infatti è abbastanza complesso, perché tu parti dalla realtà o da quello che dovrebbe essere la cosa più simile alla realtà che va creata. Okay. Noi inventiamo anche cose come concept design, cose che non esistono, quindi diamo anche nuove forme. Okay. O prendiamo cose che già esistono. Dopodiché, attraverso una lavorazione artigianale, perché noi siamo degli artigiani del digitale, andiamo a trasformare proprio come se fosse uno sculpture in computer l'oggetto. Ok, perfetto. E questo poi verrà rivestito di materiali che sembrano reali. Ora, qual è l'utilità di avere sta cosa in 3D se esiste già? L'utilità è quella della comunicazione, no? di rendere alle aziende un nuovo modo di far vedere i loro prodotti, perché aumenta l'interattività, aumenta la possibilità di ingrandire, di giocare con l'oggetto, di ruotarlo. Di cambiarne i colori, quindi di interagire con un oggetto che fisicamente non lo tieni tra le mani, ma nello schermo diventa tangibile. Perfetto, tu riesci a vedere l'oggetto a 360 gradi nonostante tu non puoi toccarlo con mano in quel preciso istante. Esatto. Cioè, come se avessi un'anteprima dell'oggetto tra le tue mani, ma non puoi toccarlo proprio fisicamente. Esatto. E ancora più bello è quello che poi ci accomuna al mondo delle startup, perché noi siamo un'azienda ancora non startup, ma andiamo a costituire una startup per questo nuovo progetto che stiamo realizzando, dove il 3D si affiancherà alla cultura. Perfetto. Cioè, noi stiamo pensando praticamente di replicare quello che è all'interno di un dipinto, di un quadro. Sì. E grazie all'utilizzo dei visori, dei caschetti di realtà virtuale, di permettere, dal punto di vista proprio dell'educazione, dell'emozione, di entrare all'interno di un quadro. Quindi ti vedi un quadro per 700, la scena di caccia, e tu entri all'interno del magari del quadro, anche vedere le spalle della Mona Lisa. Esatto. Okay? Puoi vedere le spalle della Mona Lisa o stare sulle colline. Rispetto alle mostre in 3D che ci sono, ad esempio, totalmente diverso, perché interagisci, non solo viene corredato, ma potrai anche interagire con gli oggetti, con gli elementi. Quindi vivere per 3 minuti, 1 minuto, una scena come se fosse, insomma, una scena di un film rappresentata, raffigurata soltanto un attimo nel quadro. E così faremo anche poi con le statue.
contatto con le sculture, perché il nostro intento è quello di riavvicinare le persone all'arte, mm-hmm. e siamo orgogliosi poi di farlo qui nella patria a Napoli, nella quindi patria c'è anche una finalità sociale, una finalità fare. Molto una finalità sociale assoluta, insomma, mm-hmm. anzi noi puntiamo praticamente proprio ai ragazzi e ai bambini delle scuole. Il nostro servizio andrà anche a puntare all'educazione, no? dei piccolini, alla storia dell'arte vista proprio in un mondo diverso, certo. rispetto al classico libro tradizionale, sì, sì. ancora in uso nelle scuole. Beh, questa cosa io te la devo chiedere, perché a mio avviso, dato sicché noi di base trattiamo le start-up, la domanda sorge spontanea: come un'impresa di 3D può fare startup? Nel senso, questo connubio com'è che può avvenire? Esatto, vabbè, la startup deve essere, si definisce startup appunto perché è un'impresa che deve essere scalare, quindi deve dare dei servizi che siano e utili, ma che trovino una grande diffusione all'interno della realtà. Quindi noi, la nostra azienda che si sviluppa con appunto artigiani del digitale, stiamo creando uno spin-off, quindi una parte della nostra azienda, il nostro sapere verrà poi messo all'interno di una nuova società che è proprio una startup, così come viene definita proprio anche giuridicamente. Quindi andremo a costituire proprio una startup dove all'interno ci saranno una serie di servizi preconfezionati appunto dedicati all'educazione, dedicati alla trasformazione degli oggetti in 3D, quindi alla fruibilità di essi e attraverso social, okay. E quindi sarà una realtà distaccata da quella Perfetto. Della nostra impresa, che attualmente trasferirà soltanto il know-how e l'esperienza di questi anni. Aspetta, che cos'è che l'esperienza e sapere, ok, perfetto, mi piace sta cosa, mi piace, anche perché paradossalmente potreste anche attirare un pubblico di giovani che odiernamente sono un po' scettici anche nell'avvicinarsi all'arte, come sappiamo. Esatto. I giovani magari vogliono andare in motorino, vogliono farsi le passeggiate, magari con questo avvenimento e con questa idea che voi avete avuto li potete addentrare in un mondo che per loro è totalmente sconosciuto per loro, e come diceva giustamente Susanna, li attraete proprio con questa novità e queste news. Perfetto, allora Carlo, noi ci siamo fatti questa chiacchiera con te, abbiamo capito le tue idee, abbiamo capito di cosa ti occupi, tra poco parleremo con Ludovico che è il notaio, anche perché immagino che una cosa del genere abbia degli aspetti giuridici da portare a termine, assolutamente, che non è che le cose si fanno così dall'oggi al domani. Quindi io direi in questo istante di lanciare un pezzo selezionato dal nostro meglio, che ci ha parlato di quello che è il suo mestiere. Tra poco ci darà una news, un progetto al quale stanno lavorando, molto molto bello. Però dato sì che abbiamo un altro personaggio vicino a noi, dobbiamo parlare anche con lui. Mi ripeti un po' chi è Ludovico? Abbiamo detto che nello specifico è un notaio. Quindi volevo chiederti in che modo si posiziona la figura del notaio all'interno dello scenario delle startup. La faccio più semplice: qual è il rapporto tra notaio e startup nelle fasi pre, durante e post startup? In realtà il rapporto tra notaio e startup è un rapporto, come dire, che prima nasce meglio è. Perché la nostra funzione, ovviamente, a parte quella di stipulare l'atto costitutivo, sì, o le eventuali modifiche successive per operazioni sul capitale, è proprio quella di cucire un vestito sartoriale sullo start-upper. Okay. Perché ogni start-upper ha delle esigenze particolari, quindi ci può essere quello che parte da solo, quello che parte con più soci, quello che parte già con dei fondi di investitori che vogliono investire, quindi ognuno di loro ha delle esigenze particolari. La normativa sulle startup è una normativa variegata e molto flessibile, mm-hmm. e quindi scegliere insieme in base a quelle che sono le esigenze è fondamentale, e questo, il nostro ruolo è proprio quello, cioè di saper dare il consiglio giuridico migliore rispetto a quello che può essere una prospettiva non solo presente, ma anche immaginare quello che sarà il futuro, perché io oggi quello che viene fatto quando viene costituita una società vale anche per il futuro, quindi bisogna immaginare tutti gli scenari possibili, okay. e ovviamente solo chi è a conoscenza della materia, tra l'altro abbastanza complessa perché sparsa un poco tra leggi speciali e codice civile, può dare i consigli migliori. E quindi per questo molto spesso mi chiedono perché dovrei venire dal notaio oggi, che c'è la possibilità anche di farsela da soli la startup. Infatti, innovativa, sì. Questa è la vera differenza, perché lo startupper giustamente ha delle competenze totalmente diverse, quindi un conto è sedersi davanti al monitor del proprio computer e selezionare le crocette anche un po' a casaccio, un conto è fare delle scelte consapevoli. Allora, finché si tratta di dover far partire una società magari unipersonale,
premesso che oggi vedete, è una società unipersonale, ecco perché io già mi sto perdendo tra tutti una questi, società fatta da un solo socio, cioè ecco, okay, se Carlo domani mattina si sveglia e si vuole fare la sua società da solo, lui se la può fare tranquillamente. Perfetto, però sbaglieresti perché non sei nelle mani di un notaio che nello specifico conosce tutte le sfaccettature anche della costruzione a questo punto. Assolutamente, assolutamente, perché diciamo ci sono veramente tutta una serie di come dire, di opportunità giuridiche, okay, che il nostro legislatore ha consentito, perché ha deciso di puntare forte sulle startup. Devo dire la verità, dal 2012 a oggi la normativa è stata veramente alimentata con tutta una serie di innovazioni, anche per esempio la possibilità di fare equity crowdfunding. Che cos'è? Cioè, il crowdfunding l'abbiamo trattato la settimana scorsa. L'equity crowdfunding è la possibilità di comprarsi quote della società attraverso un portale dedicato. Ah, ok, perfetto. E quindi solo questo lo possono fare le startup, però lo devono sapere. È certo, che magari alcuni ancora non lo sanno, meglio, ritorniamo sempre al concetto iniziale, che ci vuole un addetto ai lavori che riesca ad aprirgli anche queste informazioni. Assolutamente, assolutamente. E io credo che oggi, soprattutto sul nostro territorio, sia fondamentale il supporto all'ecosistema startup, perché è un tipo di economia sana e pulita, economia che si basa fondamentalmente sui giovani. Mm-hmm. Questo è un territorio che ha delle complessità enormi. Secondo me oggi noi professionisti che comunque operiamo su questo territorio dobbiamo puntare forte. Io personalmente, diciamo, il mio ultimo appuntamento prima di venire qua è stato proprio con degli startup. Ho deciso di chi sono? Non si può non ci ho provato, e uno ci prova sempre, onor di cronaca, che hanno un progetto industriale molto interessante, ovviamente hanno chiesto il mio supporto, il supporto che, ripeto, diciamo, tutto il settore di professioni, credito e possibilmente istituzioni, anche se molto spesso le istituzioni è meglio che non entrano, perché quando entrano poi fanno più danni che altro, devono aiutare gli imprenditori, perché solo così poi il territorio si potrà. In che modo invece varia il supporto del notaio rispetto ad una startup che è in fase di scale up? In quel momento anche è fondamentale, perché ovviamente bisogna negoziare con l'investitore quando si è in fase di crescita, quelle che possono essere delle clausole dello statuto, che è quello che il regolamento sostanzialmente della società, con cui si stabilisce, per esempio, se chi viene a investire compra delle quote della società che hanno gli stessi diritti dell'investitore, dello start-upper, o se hanno dei diritti diversi. Molto spesso, per prassi, l'investitore che entra in una fase successiva compra delle quote che magari non hanno il diritto di voto in assemblea, ma che danno un diritto a una remunerazione, rispetto agli utili maggiore, perché ovviamente è un investitore di tipo finanziario che quindi vuole, vedere i soldini, e quindi è più interessato magari a privilegiare la componente finanziaria rispetto alla componente assembleare. Per una startup invece che vuole puntare all'estero, quali difficoltà potrebbe incontrare a livello burocratico, a livello legale? Allora, che a livello burocratico non ci sono grosse difficoltà, nel senso che una SRL, che poi è lo strumento tipico anche delle startup, è tranquillamente acquistabile da un soggetto estero. E le problematiche possono essere di tipo burocratico, ma più che altro per le autorizzazioni che magari sono collegate all'attività della startup, alle difficoltà intrinseca che si trova oggi a operare nel nostro territorio, per cui molto spesso magari vedo dei ragazzi che vanno a costituire la limited da Londra, perché un po' perché si porta, quindi sì, oggi andare in giro per l'Europa fa figo, sono una società inglese, fuori, e però poi magari hanno la salumeria, ma però con tutto il rispetto per la salumeria, ci mancherebbe. E invece oggi sicuramente gli investitori esteri possono tranquillamente investire in società italiane, anzi hanno addirittura degli incentivi all'investimento. Perfetto, un'ultima domanda un po' più spigolosa, non so se mi vuoi rispondere, è una curiosità. Certo. In media quanto può costare una consulenza? No, non è che non deve rispondere, dato che a me piace l'aspetto economico, una consulenza X. Allora, che un atto costitutivo di una startup innovativa può costare mediamente, se stiamo parlando di una società normale, tra un minimo di 1.700-1.800 euro comprese le spese, perché dovete considerare che ci sono un migliaio di euro che lo Stato si trattiene, di quello che il notaio incassa, che molto spesso non si sa. Si pensa che tutto quello che viene lasciato nelle mani del notaio resta nelle tasche del notaio. Vorrei che fosse così, ma non è così. Ovviamente poi a salire, in base al tipo di complessità dell'operazione. Beh, mediamente nell'appuntamento di prima ho portato a casa 700 euro. Era solo per parlare. Allora mi dispiace per te, Ludovico, mi dispiace davvero tanto. Benissimo, abbiamo trattato quindi anche per oggi l'aspetto burocratico per quanto riguarda l'innovazione, soprattutto la costituzione di una startup. Quindi a tutti i ragazzi che in questo istante hanno un'idea brillante, che vogliono sviluppare come startup, li consiglio, ma naturalmente consigliate anche da Ludovico,
recatevi da un notaio, comunque iniziate a entrare in un concetto legislativo più ampio in maniera tale da poter avere magari facilitazioni nel futuro, perché poi si può arrivare tranquillamente a delle problematiche se non si attua un begins in maniera come ce l'hai spiegato tu, che porta problemi su problemi su problemi e poi l'azienda fallisce e l'idea resta una bella idea. Solo perché hanno sbagliato nella scelta del notaio, capito? È solo perché hanno sbagliato la scelta del notaio, quindi non è che lo dobbiamo pubblicizzare ancora di più, ma se seguite Ludovico Capuano, che in questo momento è proprio addentro a queste cose, mezz'oretta fa era con dei ragazzi delle startup, quindi chi meglio di lui può agire per i vostri interessi. Ma adesso te, caro Carlo, riparlaci un po' e soprattutto dai le direttive se qualcuno volesse i tuoi servigi. Sì, vabbè, direttive, insomma, il nostro sito è stickyfactory.it, e lì ci trovate belli con delle fotografie che ovviamente non rispecchiano la serietà del lavoro che facciamo, perché è giusto che sia così, perché alla fine il nostro è già giocoso, già divertente come lavoro, almeno nella serietà, cioè nella serietà che andiamo ad elaborare, poi magari ci riserviamo il nostro aspetto giocoso e fantasioso. Tra l'altro ne sono orgoglioso di questa cosa, perché poi quando andiamo dai clienti, soprattutto nelle realtà industriali, con quello che c'è stato in questi anni, un po' un attimo, sono come se li vedessi a piattini, non vedessi in tutti lo sprint, quando vedono le nostre cose colorate, no? Iniziano subito a fantasticare sulle cose. Infatti è bellissimo, perché nasce sempre poi, a parte che diventiamo sempre amici, poi il loro diventa proprio, si accende proprio un nuovo motore, anche perché andando a lavorare sia su quello che già hanno di prodotto, ma anche sulle cose che hanno avuto soltanto in mente e che hanno avuto difficoltà nel produrre in questi anni, perché magari gli mancava sempre quel disegno, vederlo un attimo realizzato prima di realizzare, di fare grossi investimenti. L'utilità è anche quella, no? Abbiamo una nuova idea, pensiamo di poter sbancare una. Ci stiamo avviando a costituire una nuova startup, però noi andiamo anche a lavorare sul pregresso, cioè sull'idea proprio, perché andiamo a creare una specie di prototipo veritiero di quello che è, soprattutto sui soggetti industriali, dove tu riesci già a giocarci e a capire poi se ci sono dei limiti costruttivi, dei limiti applicativi, se non ti piace, quindi andrò a correggere da prima, e vedi in ogni cosa che facciamo, anche se è giocosa, anche se a computer, anche c'è un grosso rapporto di utilità, di beneficio economico. Quindi diciamo la creatività diventa nuova linfa vitale. Allo stesso tempo, e poi diventa un modo anche paradossalmente per stare attenti agli investimenti, cioè risparmiare soldi in errori, risparmiare soldi perché attraverso il 3D magari riesco ad avere una potenzialità altre agevolazioni maggiore, anche a livello, come dicevi tu, di potenzialità proprio di pubblicizzazione del prodotto. Esatto. Perfetto, allora siamo arrivati al momento dei saluti. Io ringrazio Susanna per avermi fatto da spalla naturalmente in questa avventura chiamata Startup. Ringrazio Carlo che è stato con noi, Ludovico che prima ha portato a casa 700 euro, anche se non ce lo vuole dire, anzi io mi auguro che tu lo abbia fatto, meglio che lo farai magari domani e anche dopodomani. Benissimo, quindi prosegue adesso il pomeriggio di Net Napoli con la Petulanza, il nostro appuntamento che da lunedì a venerdì vi tiene compagnia dalle 17 alle 18. Ringrazio tutti e tre ancora una volta e voi restate piantati sulla web TV che mancava. Vai Simo!